esercizio, come non dimenticare, come dimenticarlo, visto che io comunque lo faccio fare in tutte le mie classi, e cioè iniziamo con The 100. 100. Allora, come al solito ragazzi, sono giù, coda appoggiata, mani lunghe, stacco una gamba a tavolino, stacco l'altra, mani al soffitto, inspiro, butto fuori, salgo. Chi è principiante resta qui, chi è avanzato stende e parto. Inspiro per 5 secondi, espiro per altri 5. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 20. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 30. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 40. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 50. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 60. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 470. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 480. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 490. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 400. Ginocchio al petto, respiro, ruoto la testa da un lato e dall'altro, roll up. Chi ce la fa? Gambe direttamente distese. Altrimenti ragazzi, gambe piegate o addirittura gambe agganciate. Inspiro, piedi a martello, gambe lunghissime, butto fuori il mentone allo sterno, scavo l'addome, mi tuffo in avanti, colonna lunga, più le mani vanno in avanti più l'ombelico risucchia, butto fuori, scendo. Questa è la variante originale. Ok, gli altri possono anche provare quella assistita, roll up assistito. Mi allungo, butto fuori, scendo, ancora butto fuori, scavo l'addome, inspiro, mi allungo, rifaccio quella originale, butto fuori, scendo, inspiro, il mento va allo sterno, scavo l'addome, mi tuffo, allungo tantissimo, butto fuori, srotolo, una vertebra alla volta e resto giù, appoggio le mani, gambe unite, addome attivo. Chi ce la fa, chi ha un addome forte, protegge la schiena, spinge e sale con le gambe. Altrimenti, ragazzi, piego le gambe e poi le stendo. Roll over, spingo le mani a terra, salgo, ok? Da qui apro le gambe, parallele a terra, piedi a martello, butto fuori, srotolo. Una vertebra alla volta, quando arriva la coda scendo con le gambe tanto quanto riesco a tenere la mia schiena appoggiata a terra. Torno, mi tiro in avanti così mi vedete meglio, ancora due, butto fuori, salgo, apro, piedi a martello, lo stiamo facendo nella variante moderna, quindi mantenendo le gambe a terra, parallele senza appoggiare i piedi a terra, torno, variante originale di Joseph, salgo, chi riesce appoggia i piedi a terra, apro, butto fuori, torno, scendo. L'ultimo, ve lo faccio ancora più avanti così lo vedete meglio, salgo, variante originale, appoggio i piedi, apre e butto fuori, srotolo, ok, cerchio, ginocchia al petto, elegantemente, schiena tonda, C-shape, scavo l'addome, mi siedo, rolling like a bull, quindi vicinissimissimissime, ok, inspiro, vado, butto fuori, torno, inspiro, vado, butto fuori, torno. Mi raccomando ragazzi, i talloni non si devono staccare dai glutei, inspiro, vado, quando butto fuori attivo l'addome al pavimento pelvico, spalle lontane dalle orecchie, ancora, 4, 3, 2, giù, ok, appoggio una gamba a terra, appoggiamo la sinistra, stendo la destra al soffitto, qui versione semplificata di leg circle, una gamba ruota e l'altra è giù ferma, versione originale gambe stese e cambio verso, 5, 4, bacino fermo, posso anche mettere le mani per controllare, 2, 1,
e scendo, altro, sinistra, provo prima magari con la gamba piegata, la coda è giù, cerco di mantenere il neutro del bacino, mi ricordo le famose formiche, 5, 4, 3, inspiro, la gamba si avvicina, butto fuori, si allontana, 2, 1, e reverse, 5, stendo, se voglio fare la versione originale, 3, 2, 1 e torno, tiro un attimino le ginocchia al petto, allungo e da qui ragazzi mi preparo solo con il ginocchio destro al petto, gamba sinistra a 45 gradi, chi riesce a solo 10 cm da terra, salgo, scavo l'addome, spalle lontane dalle orecchie, mano destra, ginocchio destro, mano sinistra, caviglia destra, non fatevi ingannare dal fatto che siamo a specchio. E da qui scambio per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, il resto, stendo la gamba al soffitto, avvicino la gamba alla mia fronte, scambio per 10, 9, inspiro quando viene una gamba, butto fuori quando viene l'altra, oppure faccio la respirazione alternata. E mi riposo. Inspiro. Riposo finito, butto fuori, salgo. Stessa cosa con tutte e due le gambe. Butto fuori, allungo. Inspiro, torno. Addome fortissimo. La zona lombare non si stacca da terra. Ancora 3. Chi ha problemi alla cervicale al solito, mani dietro la nuca, anche se vi garantisco che se state bene su con le spalle fino alla punta delle scapole il collo non si sente. Torno e relax, ruoto un pochino la testa a destra e a sinistra, se ho tensione nel collo. Ok, sempre molto elegantemente, afferro sotto le ginocchia, scavo l'addome, srotolo, mi vengo a sedere, stendo le gambe, apro bene le mie chiappine, sposto la ciccia per sentire bene gli ischi che sfondano terra, inspiro, mi allungo verso l'alto, i talloni spingono da un lato, la testa spinge dall'altro, ho dietro di me una parete immaginaria, dalla testa alla zona lombare inizio a staccarmi un po' dalla parete, diventando una curva C. Inspiro e quando butto fuori scavo l'addome. Inizio ad andare in avanti una vertebra alla volta. Vado, vado, più vado in avanti con le mani, più la mia zona lombare vuole stare indietro. Quindi il mio ombelico è come se volesse avvicinarsi alla colonna e lascio cadere giù le mani, piano piano srotolo. Mi allungo verso l'alto e di nuovo in. Butto fuori dalla bocca. Vado, 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 vado. E relax. Srotolo, riappoggio ogni vertebra alla parete immaginaria. Se proprio non ce la faccio, ragazzi, con la, cioè se sto così, metto un cuscino, qualcosa che sollevi i miei ischi. L'ultimo. Inspiro. E di nuovo. Scavo, vado, 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 vado. Braccia parallele a terra, non crollo in. E da qui non rilascio questa volta le mani, ma srotolo direttamente e mi appoggio alla parete immaginaria. Rilasso. Mi siedo un pochino più in avanti sul tappetino e mi preparo per l'open leg rocker. Quindi, sempre di rotolamenti si tratta, questa volta un po' più strong. Afferro le caviglie, spalle lontane dalle orecchie. Vado veloce, ragazzi, perché tanto li abbiamo già visti tutti, ve li ricordate, vero? Li stiamo solo unendo. E da qui stendo una gamba, torno, stendo l'altra, torno, le stendo tutte e due. Aiuto, aiuto, non vi preoccupate, se non riuscite a stendere, lo fate con le gambe piegate, va bene lo stesso, state qui, inspiro, mi allungo, scavo l'addome, arrotondo la colonna, guardo l'ombelico, in, vado, butto fuori, torno. Come la pallina, ragazzi, non appoggio mai la nuca. In, torno. Chi riesce stende. In, torno. In, torno. In, torno.
in, torno, 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 sto lì, chiudo le gambe e con grazia mi distendo e mi preparo per corkscrew. Il rollover che abbiamo fatto prima, so che ve lo ricordate, lo faccio nella versione facilitata, quindi piego e poi distendo. Da qui salgo come prima, questa volta invece di separare le gambe le lascio unite, ruoto con le punte a sinistra e vado a srotolare volendo appoggiare solo il lato sinistro della colonna. Faccio un semicerchio con le gambe a scavolatore e torno a destra e cambio lato, punte a destra, butto fuori, srotolo, 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 addome attivo, le braccia mi aiutano, stringono terra e torno. Ve ne faccio uno anche in quest'altra direzione, così magari vedete meglio se non ve lo ricordate. Salgo, gambe parallele a terra, le punte ruotano a destra e qui voglio, come se avessi una cucitura solo a destra della maglietta, srotolo, vado, semicerchio, torno a sinistra, gli ischi illuminano il soffitto, ruoto, punte a sinistra, scavo l'addome, scendo, srotolo una vertebra alla volta, semicerchio, risalgo a destra, torno e piano piano srotolo la mia colonna, ginocchia al petto. Respiro un attimino ragazzi e poi sempre in modo elegante mi vado a sedere. Una cosa ragazzi, per chi da qui non riesce a fare questo in modo elegante o si dà delle botte dei reni, ovviamente vale sempre, mi giro sul fianco, spingo con la mano e mi siedo. A questo punto, the saw, la sega, che so che vi ricordate benissimo, alla maniera di Joseph, quindi gambe belle aperte, spalanco, adduttori che si allungano, apro le chiappine, ischi che sfondano terra, schiena lunga, inspiro, ruoto a destra, dal centro del petto scendo con la mano sinistra che vuole segare il mignolino del piede, l'altro braccio spingo verso il soffitto e inspiro, torno. Non qua, qui, nel mio campo visivo vedo le mani, inspiro, ruoto a sinistra, scavo l'addome, scendo in flessione, torsione, mignolo, mignolo, l'altro braccio spinge su, controllate l'ischio della gamba opposta che non si sollevi ma resta giù e torno e vado, destra, in, ruoto, in, ruoto, ancora 4, resto lì seghetta, 4, 3, 2, 1, torno, ruoto, 4, 3, 2, 1, torno e relax. Ovviamente ragazzi, come vi spiegavo l'altra volta, in classe prepariamo molto di più questi movimenti e di certo non li facciamo così veloci, ma adesso vi sto facendo il flow e riprendendo anche un po' quello che faceva proprio Joseph, che era molto dinamico in questo senso. Dopodiché, prossimo esercizio, swan dive. Il cigno, un cigno attivo però anche in questo caso, vado a pancia in giù, mi ricordo ragazzi, addome super attivo, quindi non ho la pancia rilassata a terra, per proteggere la mia lombare ho sempre l'ombelico un po' dentro e soprattutto i glutei attivi. Appoggio le mani all'altezza delle spalle, mi specchio nel tappetino, faccio salire i gomiti verso l'alto, quando butto fuori spingo giù i gomiti verso i glutei, sento la testa che si allunga da un lato e i piedi dall'altro, inspirando salgo un pochino e torno, ci prepariamo prima, se no è un po' troppo intenso, salgo, il tallone della mano spinge, spalle lontane dalle orecchie e torno. Ancora uno, salgo, 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 posso anche staccare il pube, stendo le braccia, torno, gambe unite, attivo i glutei, salgo e ora quando scendo in dinamica sollevo un po' le gambe, 4, 3, chi vuole stacca le mani, 2, 1, ancora 3, stacco le mani, 3, le stendo avanti, 2, 1, e mi riposo. Anche questo ragazzi è un esercizio
esercizio abbastanza avanzato è prima, si prepara sempre come abbiamo fatto l'altra volta con lo swan normale, cioè solo questo di sola estensione della colonna. Bene ragazzi, a questo punto spingiamo a terra, ci andiamo un attimino a risedere sui talloni perché lo so che la vostra schiena un pochino sta dicendo facci riposare, per favore. Ok, e da qui torno di nuovo per un'estensione, quindi torno a pancia in giù e vado nella posizione della sfinge, cioè i miei gomiti sono sotto le spalle. Posso scegliere le mani se farle spingere contro il tappetino o se unirle una contro l'altra, spalle lontane dalle orecchie. Guardo in avanti, vi ricordate l'altra volta? One leg kick, quindi solo una gamba e poi double leg kick. One, addome attivo, piego il ginocchio, do due calcetti e allungo, la gamba si solleva talmente si allunga talmente tanto che il ginocchio si solleva e poi si riappoggia e poi vado con l'altra. In, in, S, in, S, in, S, intanto con i gomiti spingo i gomiti verso il bacino come se volessi accorciare il tappetino. Se mi piace la coordinazione faccio flex point a lungo, flex point a lungo, flex point a lungo, flex point a lungo. Ok, mi riposo un attimo. Respiro e il prossimo che andremo a fare è il double leg kick. Quindi sono con una guancia sul tappetino, ok? Ho le mani dietro la schiena, gambe unite, in, in, incrocio le mani, stendo, vado in estensione, scendo, appoggio l'altra guancia, in, in, butto fuori a lungo e vado, in, 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 spalle lontane dalle orecchie, cresco, mi allungo, l'ultimo, e mi riposo. Ok, di nuovo ragazzi, spingo, mani sul tappetino, addome attivo, faccio leva sulle ginocchia, scendo di nuovo a sedermi sui talloni, posizione del fanciullo, allungo bene la zona lombare, dondolo un pochino da un lato e dall'altro, posso anche shakerare un pochino il mio bacino. Ok, piano piano srotolo, una vertebra alla volta, mi vado a sedere sui talloni. A questo punto torno a sedermi per the neck pull, quindi il tiraggio del collo, che per una cosa brutta, invece è molto bello, mani dietro la nuca, piedi a martello, inspiro mi allungo verso l'alto, ingoiato un bastone, la mia schiena quindi si inclina, addome attivo e butto fuori scavo l'addome, scendo, inspiro buttando fuori, mantengo le mani dietro la nuca, gomiti semi aperti, scavo l'addome, tondo 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 tondo, mi tuffo in avanti, inspiro mi allungo, la mia colonna è un ghiacciolo, quando proprio non ce la faccio più vado in retroversione, srotolo, in, butto fuori, salgo, mi tuffo, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, torno. Metodo originale di Joseph, come voleva lui, tutto con la colonna tonda, tutto retroversione, direttamente scendo, e scavo l'addome, scendo, ancora tre, ragazzi al solito, piego le gambe, afferro con le mani se non ce la faccio, non è più neck pull, però è ovvio che potrebbe non venire subito. Ok, ultimo, facciamo la mia, allungo, 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 addome attivo, addome attivo, addome attivo, butto fuori, srotolo. Bravissimi, mi ritrovo a terra e mi preparo per scissors e bicycle. Allora, piego le ginocchia, mi metto avanti così mi vedete, di nuovo con una spinta delle mani vado a sollevare il bacino, metto questa volta le mie mani sulla zona lombare, ok, anche sul sacro, anche un po' più giù, se non ce la faccio stare su, stendo le gambe al soffitto, fondamentalmente come se facessi una candela, ok? Cerco di non schiacciare il mento contro lo sterno e da qui vado a fare la forbice, quindi sforbicio una gamba, in, le gambe si uniscono, butto fuori, si allontanano, in, in,
pedalare in avanti. Mi raccomando, il tallone quando distendo la gamba vuole quasi arrivare a toccare terra, quindi sento l'estensione dei flessori dell'anca. E reverse, 10, 9, 8, respiro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e piano piano srotolo. Se riesco appoggio le mani a terra, srotolo una vertebra alla volta. Le gambe tornano al soffitto, piego una, piego l'altra. Talloni separati quanto gli ischi, gambe parallele, mani lungo i fianchi, inspiro, mi preparo per shoulder bridge. Butto fuori, mi raccomando, dal neutro uccido le formiche. Scavo l'addome e salgo. Ok, variante di Joseph, era con le mani qui sotto il bacino. Noi le teniamo giù perché ci interessa la mobilizzazione, spingo giù lo sterno e sulla coda. Sto qui, stendo la gamba al soffitto, mi raccomando, mi preoccupo di avere il bacino in linea. Inspiro, scendo, punta, butto fuori, salgo, flex. Ancora due, ancora uno, piego a tavolino, appoggio, controllo che il bacino sia ancora bene in linea, stacco l'altra, allungo e vado in, 4, 3, 2, 1 e torno. E da qui piano piano srotolo una vertebra alla volta. Mi faccio ancora un bridging normale, butto fuori, vado in retroversione, salgo, mi godo anche un attimo l'estensione dell'anca, inspiro, butto fuori, srotolo, una vertebra alla volta, la coda arriva per ultima, ritrovo il neutro, porto le ginocchia al petto, avvicino inspirando le ginocchia al petto e buttando fuori, il mento sale, mi aggrappo di nuovo e mi vengo a sedere. Ok, twist. Twist è la rotazione della colonna. Qui non abbiamo fatto the saw, quindi ruoto e scendo. Adesso facciamo solo ruoto. Mi giro qui se volete. Posso divaricare, come diceva lui, o va bene anche divaricare qui, ok? Controllo sempre bene che i miei ischi, cioè le due ossicine, le due punte del bacino, siano ben appoggiate a terra. Se non riesco, ragazzi, solito discorso, cuscino. Ok? O eventualmente piego le ginocchia, ma in questo caso sarebbe quasi peggio. Quindi cuscino, spalle lontane dalle orecchie. Quindi da qui, inspiro, le mani salgono e le spalle scendono. C'è un filo che mi tira, due palloncini ad elio che mi tirano le orecchie verso l'alto, ruoto verso destra, dal centro del cuore, inspiro, torno, butto fuori il ruoto verso sinistra. Inspiro, torno, butto fuori il ruoto verso destra, inspiro, torno, butto fuori il ruoto verso sinistra, inspiro, torno. Chiudo le mie gambine e torno a questo punto a distendermi sempre una vertebra alla volta. Mi preparo per jackknife, ok? Devo andare un po' veloce, ragazzi, perché se no non ce la facciamo, vista che non ci butta fuori dopo un po'. Quindi me lo ricordo, quello tremendo tremendo, stendo le gambe al soffitto, spingo con le mani, salgo, ok? Ragazzi, se non riesco tengo le mani, è partito l'abbaio dei cani, quindi è arrivato Amazon, non so se lo sentite, se riesco stacco, inspiro, scendo col bacino, butto fuori, salgo, lo facciamo come lo voleva lui dinamico, e torno, tre, e torno, due, e torno, uno, torno, piano piano, variante più contemporanea, scendo con le gambe, inspiro, butto, fuori, salgo, in, 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 mi raccomando l'addome, se sento che perdo la schiena, ragazzi, scendo meno, ok, torno, piano piano, srotolo la colonna, e salgo su, set kick, lo facciamo solo da un lato e poi le altre varianti dall'altro, quindi mi metto sul fianco destro, come lo voleva lui, era sul gomito,
Quindi siamo proprio appoggiati sul gomito, addome attivo, mani dietro la nuca, tutte e due le gambe distese, si stacca la gamba superiore che verrà a dare il calcetto. Ora ragazzi, per chi non è avanzato, appoggia tranquillamente il gomito o eventualmente piega la gamba di terra e allungo, punta prolanca, allungo, ancora due, ancora uno e torno, srotolo, mi vado a girare dall'altro, non dall'altro lato, facciamo dopo l'altro lato, andiamo diretto qui così guadagniamo. Teaser, inspiro, butto fuori il mento, vado esterno, scavo l'addome, facciamo prima quello facilitato assistito, piego le gambe, porto le ginocchia al petto, chi ce la fa ragazzi, stende e piano piano srotolo, in, butto fuori, chi non ce la fa nemmeno così ragazzi, tranquillamente, mani sotto le ginocchia, scavo l'addome e tutta la forza concentrata nel mio core. Se riesco stendo e piano piano scendo, mi allungo in avanti, allungo, allungo, ognuno dove arriva, srotolo la mia colonna. A questo punto hip twist, porto le braccia al soffitto, appoggio e da qui vi ricordate c'era la circonduzione delle gambe, la facciamo tutti facilitata, anch'io, appoggiamo i gomiti che è molto meglio. Non crolliamo però, spalle lontane dalle orecchie, addome attivo, colonna tonda, stendo e vado a destra, inspiro, torno e cambio, inspiro, torno, ancora, inspiro, torno, inspiro, torno, scendo e mi vado a posizionare dall'altro lato per il set kick che avevamo fatto solo da un lato. Quindi di nuovo, spingo via la terra, spalle lontane dalle orecchie, mi metto qui che mi vedete, calcetto, kick, inspiro, allungo, tengo l'addome, non arco la schiena e intanto chi mi tira la testa da un lato e chi il piede dall'altro, kick, kick, allungo, kick, kick, allungo, kick, kick, allungo, dovrei cercare di tenere il bacino fermo, e mi riposo, torno a pancia in giù per swimming, la nuotatina, stendo le braccia, stendo le gambe, mi specchio nel tappetino, spalle lontane dalle orecchie, inspiro, quando butto fuori sollevo le gambe, sollevo il petto e le braccia e vado a nuotare, 10, 9, 8, mi raccomando l'addome e gli utei, 5, 4, non appoggio mai né gambe né braccia e mi bravissimi, sto lì, metto un attimo la testa sui dorsi delle mani, faccio un pochino shakerare il mio bacino e da qui mi preparo per leg pull front e leg pull, appoggio le mani sotto le ascelle, altezza ascelle, faccio sempre leva sulle ginocchia, torno e vado in quadrupedia. Ok ragazzi, stendo la destra, stendo la sinistra, sono una diagonale perfetta, addome attivo, spalle lontane dalle orecchie, ariete, sollevo la destra, torno, sollevo la sinistra, torno, destra, torno, sinistra, torno, appoggio, allungo un attimino, scavo l'addome intorno con un gatto arrabbiato, sono un gatto felice e vado a sedermi per fare leg pull, normale, non front, quindi dall'altro lato. Ok, spingo dita verso i glutei, addome attivo, butto fuori, spingo con le mani, spalle lontane dalle orecchie, qualcuno tira il mio bacino verso l'alto, non butto la testa indietro, già così va benissimo, torno piano piano e continuo a spingere le spalle lontane dalle orecchie, inspiro ancora, butto fuori, salgo, resto, e chi riesce sale destra, torno, sinistra, torno, destra, torno, sinistra e piano piano scendo e vado ancora a tuffarmi in avanti. Ok, adesso abbiamo il side kick kneeling, quindi in ginocchio e side bent. Facciamo uno da un lato direi e uno dall'altro.
Quindi ci mettiamo in ginocchio, prima per il side kick. Apro la gamba destra, scendo ad appoggiare la mano. Ok, la gamba diventa parallela a terra, addome attivo, sempre due forze opposte, una che tira da un lato, una dall'altra, e vado kick, kick, allungo, kick, kick, allungo, kick, kick, allungo, torno, salgo. Vado dall'altro lato, ma per fare il side bend, ovviamente tutti e due andrebbero ripetuti da entrambi i lati. Spingo la mano a terra, facilitato. Per chi non riesce con la mano, sale tranquillamente solo in questo modo, eh? Altrimenti, se lo voglio fare completo, spingo spalle lontane dalle orecchie, immagino di stringere qualcosa sotto le ascelle, sotto l'ascella della mano a terra, in questo caso per me la destra, spingo e salgo. Inspiro, scendo, sfioro terra e salgo. Inspiro, scendo, guardo la mano e salgo, l'ultimo. Scendo, salgo e scendo a riposarmi. Ok, vado un attimino a compensare perché questo direi che si sente parecchio sul mio obliquo, eh? Torno, vado un attimino anche con una sirenetta dall'altro lato e mi preparo per il boomerang che abbiamo visto l'ultima volta, la penultima volta. Quindi, stendo le gambe a cavallo una sull'altra, inspiro, butto fuori scavo l'addome, scendo, una volta che sono giù spingo, mi metto qui davanti che lo vedete meglio, spingo con le mani a terra, salgo, ok? Scambio rincrocio, scavo l'addome, srotolo una vertebra alla volta, salgo in teaser, con le gambe incrociate incrocio le mani dietro e mi tuffo in avanti, cigno morto. Torno su, inspiro, butto fuori scavo l'addome, scendo di nuovo, spingo, con le mani giù le gambe salgono, vado, ischi che illuminano il soffitto, scambio l'incrocio, chi non ce la fa ragazzi anche un pochino piegate, non succede niente, scavo l'addome, srotolo, una vertebra alla volta, mi allungo, mi allungo, mi allungo, incrocio, scendo, cigno morto, e piano piano, srotolo, siamo arrivati dopo il cigno morto alla foca, quindi come l'altra volta, punte unite, mani a tralcio di vite, aggancio le caviglie, colonna tonda, mi guardo l'ombelico, non appoggerò più né piedi né nuca, batto, 1, 2, in, 1, 2, es, 1, 2, in, 1, 2, es, 1, 2, in, 1, 2, torno, incrocio come un indiano, the crab, quello che abbiamo fatto prima, in, cambio l'incrocio, butto fuori, S, mi tuffo in avanti, appoggio la testa, in, cambio l'incrocio, mi sposto così lo vedete meglio, butto fuori, mi tuffo in avanti, questo lo farei per ore, che mi diverte da morire, siamo tutti indianini, chi ha fastidio alle ginocchia ragazzi, rifare il rolling like a ball di prima, e l'ultimo, mi rilasso, ok, stendo le gambe ragazzi, mi rigiro a frittatina, the rocking, quello di prima, afferro, sono un cestino, spingo i piedi contro le mani, cerco di non aprire troppo le gambe, parallele, allungo, 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 rilasso, mi rigiro a frittatina per il controbalance, che è il penultimo, siamo al 33, spingo con le mani a terra, fate così, facilitato, piego stendo, ok, vado indietro con le gambe, le mani si portano ai lati, afferrano il piede destro a terra e intanto io spingo tantissimo con la gamba sinistra al soffitto, addome attivo e provo a sforbiciare, a cambiare. Se non riesco ragazzi in equilibrio, appoggio prima una, estendo, appoggio l'altra, estendo, allungo, 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 ancora uno, allungo, afferro, allungo tantissimo, bravi, scavo l'addome, srotolo, elegantemente mi siedo, mi giro in quadrupedia,
ribalto le dita dei piedi, mani davanti alle ginocchia, sposto il peso sulla pianta dei piedi, srotolo una vertebra alla volta, mi porto su per l'ultimo push up, inspiro, butto fuori il mento, scendo allo sterno, scavo l'addome, arrivo giù, cammino con le mani, cammino, mani all'esterno delle spalle, scendo, tocco solo col mento e salgo, il petto resta su, scendo, le donne appoggiano le ginocchia, salgo, scendo, salgo e vado a sedermi sui talloni. Ragazzi, abbiamo rifatto tutti i tanti esercizi di Contrology, il metodo originale di Joseph. Srotolo. Ok, da qui al solito, eh? Mani davanti alle ginocchia, ribalto le dita dei piedi, sposto il peso sulla pianta dei piedi, state un attimo lì, ciondolate un pochino, da un lato e dall'altro, bambola di pezza style. Appoggio le mani, stendo solo il ginocchio destro. Piego il destro e stendo il sinistro. Stendo tutte e due. Inspiro, piego le ginocchia, scavo l'addome e srotolo. Una vertebra alla volta, quando arriva la testa si distendono le ginocchia. Inspiro, unisco i palmi. Mi